Ultimi preparativi per la Fondo Lopardiana, una delle più belle Gran Fondo d'Italia, in programma a Recanati domenica 31 agosto. A poco meno di un mese dal via, gli organizzatori del Cicloclub Recanati hanno già pronto il ricco cartellone di appuntamenti. Per la 17ª edizione la Tre Giorni diventa Settimana Lopardiana, visto che sono tante le iniziative allestite per il 2014. Dal torneo di basket che vedrà coinvolti i ragazzi del 2000 e 2002, a partire da martedì 26 agosto, fino all'Infinito Bike, la gara cross country di mountain bike, in programma venerdì 29 agosto alle 21.30. In pratica i bikers si sfideranno nel circuito cittadino, pedalando all'interno del centro storico tra i San Pietrini e i Palazzi Nobiliari, senza tralasciare i principali luoghi leopardiani. Come ogni festa, non mancheranno i momenti di socializzazione grazie alla quarta festa della bistecca, allestita in collaborazione con il Centro Carni Villa Musone di Giuseppe Cingolani, sotto il loggiato del Palazzo Comunale, e nella serata di sabato 30 in Piazza Lopardi si potrà mangiare deliziosi piatti a base di carne. Proprio sabato si terrà l'attesissimo concerto dei Dick Dick, il gruppo storico del pop rock italiano che proporrà i suoi grandi successi dall'Isola di Wight a Sognando California. Ma l'evento clou sarà come al solito la Fondo Lopardiana del 31 agosto, valida come ultima prova del campionato italiano di fondo e inserita nel circuito Marche Marathon. Chi opterà per il percorso lungo dovrà coprire una distanza di 124 km e affrontare un dislivello di 2826 metri. La salita, che senza dubbio metterà tutti a dura prova, sarà quella che porta al Passo della Cappella, che nel 2012 fu palcoscenico della sesta tappa del Giro d'Italia, la Urbino-Porto Sant'Elpidio. Si tratta di un'ascesa davvero impegnativa, sulla quale i ciclisti potranno assaggiare le proprie doti di scalatori, mettendosi quindi alla prova lungo le sue rampe. Il percorso corto invece prevede un tracciato di 84 km e 1750 metri di dislivello. Le partenze saranno separate: dalle 7 alle 8 ci sarà quella alla francese, alle 8.45 quella del lungo e alle 9.15 la partenza del corto. Dando uno sguardo al nostro Debrian, fra ciclismo, paesaggio e poesia, tre parole dice tutto. Questa nostra cosa l'abbiamo racchiusa proprio con questo motivo qui, nel senso che comunque dare qualcosa di grande, di importante alle persone comunque che vengono a visitare Recanati, partendo dallo sport, transitando per il culinario, passando per comunque visitare i luoghi, no, che sono comunque straordinari, conosciuti in tutto il mondo. Quest'anno poi con questa chicca del film sui Leopardi che stiamo tutti quanto attendendo, penso che Recanati abbia fatto sicuramente un grande salto di qualità. Io vorrei anche ricordare, in merito a questo, anche la grande opera comunque che è stata realizzata, che sarà molto importante per questi ciclisti, perché comunque non è facile. Recanati ha finalmente un grande parcheggio a servizio del centro storico, per cui i ciclisti non avranno problemi a lasciare la loro macchina, sicuramente anche custodita durante i giorni della manifestazione per evitare spiacevoli conseguenze, ma se non altro per avere immediatamente a portata di mano tutto quello che potremo offrire in questa piazza, ecco, che vada dalla cena agli spettacoli, che saranno veramente importanti quest'anno. Un grande investimento da parte dei nostri sponsor, soprattutto, tanto non posso negare, non posso dirlo, il Centro Carni Villa Musone è un perno fondamentale di questa manifestazione. Non arrivo a dire che senza Peppe non facciamo la manifestazione, ma siamo lì. Percorso che ha subito qualche variazione, ricordiamo prima le due partenze separate per il lungo e per il corto, percorso che comunque è ancora più impegnativo con queste piccole modifiche che l'hanno messo sullo stesso livello di gare tipo Giro d'Italia. Eh sì, i percorsi sono veramente importanti, l'abbiamo voluto fare appositamente insieme al pool che organizziamo, perché comunque le persone devono anche scoprire i Monti Sibillini, tutte le colline stanno qui intorno a noi, che comunque non hanno niente da togliere alle Dolomiti, voglio dire, ma che sono comunque cose importanti. Poi tra l'altro quest'anno avrò l'onore di avere qua ospite la massima carica dell'Axi, si potrà rendere conto che comunque non dico che sarà una Gran Fondo delle Dolomiti, però nella nostra piccola Dolomite il percorso lungo è un bel percorso, con i suoi 132 km, 2500 e rotti metri di dislivello, penso che
vada bene per assaporare queste strade sicuramente. Agostino Nina con Laura Biancofiore, che è il gancio che ha permesso soprattutto in questi ultimi 2 anni di portare diversi ciclisti dal nord Europa, più precisamente dalla Norvegia, a partecipare alla Fondo Lopardiana, a questa settimana lopardiana. Che cosa c'è che attrae così tanto gli amici del nord Europa da venire proprio a Recanati e partecipare a questo evento? Sicuramente le colline, credo che Recanati poi, no? Sia forse il posto più anche poetico. Per il resto io vedo che sono un popolo anche alla ricerca di nuove destinazioni, quindi se noi riusciamo comunque, come già stiamo facendo, a interessarli, a coinvolgerli anche creando delle relazioni anche al di fuori di quello che è la data stessa della competizione, ma anche poi mantenendo comunque delle relazioni nel tempo, io credo che sicuramente possiamo continuare a alimentare questa cosa e fidelizzare, insomma, un po' come nuova destinazione per loro anche questa nostra regione. Per quanto riguarda il percorso è veramente bello, si va dal mare alla collina e nel periodo come era l'anno scorso del primo autunno quasi, no, che era alle porte, mentre quest'anno diciamo speriamo estate piena, ci sono dei paesaggi veramente stupendi che sono quelli nostri marchigiani, con le colline, quindi le colture nei campi che a seconda della stagione cambiano. Andiamo dal mare, quindi dalla brezza che si sente la mattina presto, fino a trovarci al sole forte nell'orario di mezzogiorno, che è l'ora in cui si arriva, e quest'anno che nell'ultima di agosto sarà ancora più dura arrivare a quell'ora. Per quanto riguarda l'organizzazione è veramente ottima, io ho trovato sempre gente su tutti gli incroci, anche quelli più impensabili, ho trovato ristori forniti, che è quello che alla fine conta e interessa a chi la fa non da protagonista e quindi a livello agonistico, ma che la fa per fare una passeggiata in bici, ecco quello che dicevamo, appunto il cicloturismo. Questa è un'occasione in cui le strade sono abbastanza controllate, in cui c'è una certa sicurezza, per cui invito i tanti ciclisti che hanno come me paura di fare strada e si dedicano di più alla mountain bike perché i percorsi sono più tranquilli, che è un'occasione, sfruttare questa occasione perché è unica, per poter affrontare la strada abbastanza tranquilli. Come al solito saranno ricchissime le premiazioni, ma il riconoscimento più bello sarà quello devoluto all'associazione Marina Romoli Onlus. L'ex ciclista potentina infatti sarà presente alla Fondo Lopardiana con un suo stand. Con grande coraggio e altruismo sta cercando di aiutare i giovani ciclisti rimasti invalidi a seguito di incidenti in allenamento o in gara, e raccoglie fondi da destinare a progetti di ricerca sulle lesioni spinali. Sono veramente contenta che Agostino Nina mi abbia invitato e abbia invitato la mia Onlus, e lo ringrazio soprattutto anche per il contributo che ha detto di dare alla Onlus, e questo è veramente un segnale importante da parte del mondo amatoriale, che è anche quello dell'interesse verso comunque sia la solidarietà e anche verso la ricerca, perché la nostra Onlus si occupa sì di solidarietà con altri ragazzi giovani che hanno avuto incidenti praticando il ciclismo, ma anche da un forte sguardo al futuro, che è quello di trovare una cura per le lesioni spinali, che poi è quello che è il mio problema dopo che ho avuto l'incidente e che hanno molti altri ragazzi che purtroppo oggi hanno incidenti in bici, in moto o anche con incidenti domestici, quindi è una cosa importante per tutelare anche il nostro futuro. Altra grande novità decisa dalle Cicloclub Recanati insieme a Sonia Roscioli, delegato nazionale AXI Ciclismo Femminile, è che tutte le cicliste tesserate AXI avranno l'iscrizione gratuita se insieme a loro si iscriverà un'altra persona pagante. Quindi diciamo che le donne saranno incentivate a partecipare anche alla Fondo Lopardiana. Sì, saranno incentivate soprattutto a partecipare alla Gran Fondo Lopardiana, ma soprattutto a tesserarsi con l'AXI, perché ci saranno tantissime novità proprio a livello nazionale per tutte le donne. Perché partecipare alla Fondo Lopardiana, visto che anche tu hai seguito le fasi organizzative e hai seguito la corsa negli anni precedenti? La Gran Fondo Lopardiana è una bellissima Gran Fondo, ben organizzata, ben segnalata, soprattutto la sicurezza è molto curata, e la premiazione, e Agostino Nina che è il patron è una persona speciale, quindi vi aspettiamo tutti, aspettiamo sia le signore e che i corridori, i signori, tutti quanti alla Fondo Lopardiana il 31 di agosto.
Appuntamento quindi a Recanati, l'ultima settimana di agosto, per la settimana lopardiana tra ciclismo, paesaggio, poesia e tanto sport.